Il Bosco di Capodimonte di Napoli si trasforma in discoteca al ritmo di musica house con il guest DJ Mike Kelly. L'appuntamento è per sabato 8 giugno alle ore 23, quando si potrà ballare nel giardino reale del complesso di Capodimonte, nei pressi della Fontana del Belvedere, che si apre ad un evento insolito in un'area del parco che è già altamente degradata e che rischia, secondo alcuni, di essere ulteriormente offesa dalle migliaia di persone che parteciperanno al party a pagamento nel Parco Borbonico, iniziativa organizzata da Criminal Candy, una vetrina di avanguardia guardia sul mondo delle libertà gay, bisex, lesbo, eter, trans della città di Napoli. Sono d'accordo perché il parco deve restare tale, nel senso che dopo un evento del genere sicuramente ci sarebbe da rifare prati e quant'altro. Siccome noi amanti del bosco vogliamo che sia aperto a tutti, ma vogliamo che venga vissuto nella maniera più adeguata. Per cui no, non sono assolutamente d'accordo. È un'ottima iniziativa, secondo me, perché anche su qui nella zona non è che c'è un punto di ritrovo, quindi sarebbe una cosa bella. E tu parteciperai? Credo di sì. Se non devo lavorare, credo che vengo. Come ti chiami? Esposito Giuseppe. È abbandonato a se stesso da troppo tempo. Quindi credo che l'afflusso di tanta gente possa ulteriormente danneggiarlo, oltre al fatto che poi in prossimità di un museo così classico, di un edificio ormai vecchio di quasi 3 secoli, penso che non sia proprio il caso di così di apportare qualche ulteriore danno, devastazione ai prati, al verde. Credo che debba essere mantenuto un'oasi di pace. Speciale che la gente comunque sicuramente sta aspettando questo tipo di eventi all'aperto. E penso che fa molto bene questo tipo di eventi alla popolazione napoletana. Ma la mia preoccupazione è la questione legata al controllo dell'area e dei problemi che poi possono sorgere in seguito a questo evento. Immagino i giardini al parco proprio invaso da centinaia e centinaia di ragazzi, alla viabilità esterna, la preoccupazione che comunque la Polizia Municipale possa ovviare ai problemi legati alla viabilità. E non solo, il parco è un parco bellissimo e meraviglioso che sicuramente va rivalutato, ma non penso che in questo modo si rispetti quello che è l'ambiente architettonico e paesaggistico. Mi auguro che i ragazzi che interverranno a questo evento siano rispettosi del luogo in cui si trovano e quindi che non lascino rifiuti, bevande e quant'altro sui prati, nella fontana, insomma questa è la preoccupazione. Poi che l'evento sia organizzato per rimpinguare le casse della sovrintendenza, forse lo possiamo anche capire, ma forse un evento più consono a quello che il rispetto dei luoghi forse andrebbe meglio.